Ciao, mi chiamo Cristiano. Faccio il cosplay di Graves, è un personaggio di League of Legends, un videogioco online. Sono qui insieme ai miei amici, abbiamo un gruppo di cosplayer, cioè, tutti insieme ci mettiamo per fare i cosplay. Faccio cosplay da circa 6 anni. E un consiglio che voglio dare a chi vuole avvicinarsi diciamo all'arte dei cosplay è di non mollare, perché anche se all'inizio può sembrare difficile o improponibile fare determinati personaggi che però ci piacciono tanto, con l'esperienza, con tanti tentativi, alla fine ci si riesce. E soprattutto voglio dire di farlo in gruppo, perché facendo le cose insieme ci si diverte molto molto di più. Allora, salve a tutti, il mio nome è Giulio e il cosplay che rappresento quest'oggi è Jarvan 4 di League of Legends, un videogioco in stile fantasy RPG. Per tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo del cosplay, l'unico consiglio che posso dare è: non dovete avere paura del cosplay che volete fare, se non cominciate a dire oddio è troppo difficile, oddio non ce la posso fare, perché piano piano veramente tutti possono imparare. Internet è pieno di tutorial che possono spiegare tutto, e che dire, per chi non conosce questo mondo invece lo consiglio vivamente, è un mondo accogliente, pieno di belle persone, divertente. Io ogni anno aspetto questi 4 giorni con molta ansia e con molte fatiche per preparare quello che ho portato. Ciao, sono Michele. Francesca. Io porto Ellsworth da Ellsworth. Io Rena da Ellsworth. Un consiglio per chi dovesse avvicinarsi al mondo del cosplay è quello di, diciamo, scegliersi un personaggio che ti piace e soprattutto un personaggio che riterrai così divertente da poter interpretare e divertirsi nelle fiere. Soprattutto divertirsi. L'importante poi, diciamo, è quello di passare il tempo con i propri amici e divertirsi tutti assieme. Diciamo, è un modo come un altro per ritrovarsi e passare il tempo insieme, e inoltre, diciamo, può essere anche uno spunto per imparare a cucire, ad esempio anche imparare a cucire le cose, a lavorare, diciamo, un po' legno, materiali, e divertirsi comunque. L'importante è quello. E uscire un po' dalla vita quotidiana.